Purtroppo si è verificata una situazione di danno durante i lavori di sistemazione e manutenzione di Ponte San Gabriele iniziati qualche settimana fa. C'è stata la rottura di una conduttore del gas durante le operazioni di intervento. Grande preoccupazione, perché ovviamente potete sentire insomma, quali sono gli effetti insomma, di questo danno. C'è stato un intervento immediato da parte di tutte le forze di protezione civile, dei vigili del fuoco, che ringrazio veramente di cuore per l'intervento immediato, la professionalità, la competenza che hanno dimostrato anche in questo caso come sempre, la Polizia Municipale che è intervenuta da subito per mettere in sicurezza l'area, soprattutto sulla viabilità, con l'interruzione del traffico su Ponte San Gabriele, e la struttura di protezione civile con l'assessore Cavallari e tutto l'ufficio tecnico, oltre che al sindaco. Siamo intervenuti appunto per mettere in sicurezza l'area, verificare gli effetti di questa rottura, e in via precauzionale, come vedete, c'è stata anche l'evacuazione degli uffici dell'ASL, evacuazione che resterà finché appunto la situazione non verrà messa in sicurezza. In questo momento devo dire che la situazione è sotto controllo. Dobbiamo attendere ancora un'ora e mezza per il completamento degli interventi da parte di Due Rete Gas, che sta intervenendo sulla linea, anche per evitare che ci siano effetti negativi su tutta la rete della città di Terni.